Da dove parte? No, parto dal fatto che ho fatto l'Ungheria, faccio. Non bisogna dimenticare che uno come me, nel 1956, durante la rivolta ungherese, andò in Ungheria e portò dall'Ungheria 30 profughi, tra cui una bambina che si chiamava Eva Takos. Aveva 5 anni, era sola, la portai a casa. Mia moglie non aveva figli, sembrava che non potesse avere figli. È diventata la principessa di Bergamo. Dopo 6 mesi mi hanno detto che avevano trovato il papà, la mamma e i fratellini. E nella conclusione fu un pianto continuo, la disperazione di mia moglie. La portammo a Tarvisio, poi andammo a Vienna a ritrovarli e poi partirono per l'Australia. Tale fu il trauma di maternità che mia moglie poi restò incinta. Infatti io dicevo a Marzio, tu sei figlio della rivoluzione ungherese. Ho conosciuto molto donna Rachele Mussolini, una donna certamente straordinaria, una donna povera, ma di grande spiritualità. Ha fatto la battaglia per la pensione, dove lei ha respinto qualsiasi cosa sotto banco che gli hanno offerto. Più volte io le conosco tutte queste cose, ma ci dovrebbero essere delle ore per raccontarle, per cui non le racconto. In questo quadro ci fu la grande battaglia di donna Rachele Mussolini, con la restituzione della salma di Mussolini. Questo non può essere dimenticato nella politica italiana. Non dimenticatevi che ci fu occultamento di cadavere per 12 anni, si chiama così, io ho fatto l'avvocato, occultamento di cadavere e vilipendio di cadavere, perché venne restituito in una cassa di sapone di lunghezza 75 cm, per cui scomposto i cadaveri, fatto in 3 parti. Io andai, quando venne restituita la salma, io andai a Predappio. Era un atto doveroso di omaggio di uno che era stato suo soldato. Un po' di acqua e andare. Sì, l'acqua gliel'abbiamo messa lì. Negli anni di piombo il discorso è molto, molto pesante. Noi abbiamo lasciato sul terreno 27 giovani che sono stati ammazzati, sono indimenticabili. Ma in quegli anni c'è un uomo di una grandezza eccezionale, che si chiama Giorgio Almirante. Perché Almirante ha dato luogo ad una grande, eccezionale apertura democratica. Noi siamo arrivati in Parlamento nel 72, 56 deputati. E Almirante non solo ha fatto il movimento sociale destra nazionale, ma addirittura ha fatto la costituente di destra per la libertà. E allora Almirante fa la costituente di destra per la libertà e addirittura entrano tutti. Onorevole Giacchero, Castello Partigiano, onorevole Greggi, Democristiano, ma non vince Almirante. Non vince perché era troppo forte quella Democrazia Cristiana e la massoneria, che insieme decidono di massacrarci politicamente. E difatti arriva la scissione. Dico massoneria, perché Gelli
è quello che fa quella, chiamiamola, relazione che presenta il Capo dello Stato, in fondo alle ultime 10 righe dice dobbiamo fare l'operazione di scissione per rendere utili i voti dell'estra del Movimento Sociale. Arriva la scissione, ecco, non dimenticatevi che quando Andreotti nel 72 va a Mosca, inizia quel percorso e nello stesso tempo dà il via, lui con le veline, ai parlamentari per incriminare Almirante per la ricostituzione del Partito Fascista. E incriminare Almirante e tutti quanti noi, che eravamo i deputati di Almirante. Se non che c'è un incidente di percorso, quando loro provocano la scissione, la metà fanno Democrazia Nazionale e non possono più incriminare anche loro, che erano diventati gli amici loro. E allora dei paradossi non soltanto di carattere giuridico, ma politico e di buon senso, avviene che fanno una sola richiesta di procedere per la ricostituzione del Partito Fascista, cioè Almirante, e noi invece niente. Cioè Almirante da solo aveva ricostituito il Partito Fascista. Allora noi, che eravamo gente in gamba, più di adesso, andammo in Parlamento per autodenunciarsi, è una pagina bellissima, per la ricostituzione del Partito Fascista. Eravamo nel 1983, quando avvenne un fatto di notevole importanza politica. Mi telefonò l'onorevole Craxi, che era in quel momento piuttosto inquietato dal fatto che De Mita aveva chiamato Berlinguer. Erano momenti della crisi e mi disse che lui chiamava ufficialmente l'onorevole Almirante e dava appuntamento per l'indomani mattina. Io andai dritto da Almirante. Mi ha detto, ma io ho un appuntamento a Napoli, a una sezione. Ecco, gli dispiaceva moltissimo. Io ho detto, ma guarda che Craxi che... E allora insomma andò a Villa Madama. E fu un momento di straordinaria importanza politica, perché era uno di quegli appuntamenti che hanno dato il via all'importante ruolo del Movimento Sociale Italiano. Si racconta nelle storielle cosiddette democratiche quante volte questa storia, che chiamava uno sdoganamento. L'Almirante rideva tanto, perché lo sdoganamento lo dà il popolo, che ti vota. Almirante era un uomo da gesti coraggiosissimi, era un uomo che credeva fortissimamente nei principi, era un uomo che stimava gli avversari che credevano a loro volta nelle loro idee e negli ideali, ed era un ammiratore di quanti nel campo aperto sostenevano i loro principi. Quando morì Berlinguer, ecco, lui restò, direi, ammirato di quel tipo di morte, morire sul campo, ed è quello che poi ci diceva dopo tanto tempo, quando noi ci raccomandavamo che lui non facesse troppe fatiche, quello lui voleva fare, morire sul campo. E senza dirlo a nessuno, Almirante si mise in fila davanti a botteghe oscure. Lui non disse niente a nessuno, perché sapeva benissimo che tutti noi gli avremmo detto di no, che era matto. Invece si mise in fila, in quei momenti infuocati, per andare a botteghe oscure a rendere omaggio alla salma di Berlinguer. Fu un fatto eccezionale. Io avevo una grande devozione ad Almirante per tutto quello che lui poi ha fatto. Mi mandò una bellissima lettera
Era il giorno 13 aprile del 1988. L'ammirante morì il 22 di maggio. È una lettera eccezionale, scritta a mano, che finisce così. È bello sentirsi italiano accanto a te. Giorgio Ammirante. Accogliamo mani pulite come un grande respiro, come un fatto di purificazione, perché c'era troppa gente che aveva scambiato la politica per gli affari sporchi. E allora io fui uno di quelli che, noi una volta, io ricordo, quelle manifestazioni per cui con applausi a mani pulite. Ricordo che mettevamo i guanti bianchi con in testa fini a fare quei cortei, inneggiando a questa pulizia che sentivamo indispensabile. Poi ci furono guai, ci furono inversioni di tendenza, ci furono deformazioni e anche questo nostro sogno andò a finire piuttosto male, perché i giudici, diversi giudici, fecero altre cose, la politica pure anche cambiata, e ho l'impressione che questa partitocrazia sia purtroppo ritornata qui nel nostro paese. Questo è uno dei motivi di fondo per cui gli italiani vanno poco a votare. Anche la fatica di andare a vedere quelle con la Sofia, quelle... così senza. Io ho cominciato la mia attività di ministro per gli italiani del mondo andando a Marcinelle, perché l'8 di agosto del 1956 a Marcinelle morirono nella maledetta miniera 136 italiani. E io chiesi al governo, a questo governo, di far sì che 8 di agosto fosse riconosciuta come la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. E io ho sempre ricordato che gli italiani in un secolo di storia in tutto il mondo sono stati maltrattati, diffamati, colpiti duramente. Era l'Italia senza scarpe, che passava i monti e passava gli oceani. Ma poi questa Italia, beh, ha tramandato da padre ai figli, ai nipoti, ai pronipoti, le capacità, la sensibilità per fare cose grandi, per riacquistare meriti, stima da parte di tutti.